Benvenuti nella nuova offerta Apple, che va dall'informazione ai pagamenti. La prima novità tra le tante presentate allo Steve Jobs Theater, in California, dà la dimensione della rivoluzione in corso a Cupertino, è Apple News che offre ai nuovi lettori digitali ben 300 magazine in un'edicola digitale di tutto rispetto, oltre ad alcuni quotidiani, come il Los Angeles Times e il Wall Street Journal, e alcuni dei principali servizi di informazione online. Il costo? $9,99 al mese. I magazine sono disegnati per poter essere visti negli iPhone e negli iPad nella maniera migliore. Il design è pensato per i Davis, hanno in alcuni casi le copertine animate, le foto in alta risoluzione e una grafica adatta ai diversi formati. Apple News, disponibile in USA e Canada, presto anche in Europa, non si limita a offrire testate giornalistiche complete, ma ha anche un esercito di curatori che sceglie le storie e le notizie da proporre ai lettori e ovviamente anche degli algoritmi di personalizzazione per proporre storie rilevanti a chi legge. La seconda novità, tutt'altro che piccola, è la Apple Card, ovvero la reinvenzione della carta di credito. La card è integrata con iPhone, offre un servizio di supporto immediato, il cashback, offerte e promozioni, nessuna firma, nessuna scadenza, nessun codice, puntuali report sulla situazione finanziaria. Apple la propone in partnership con Goldman Sachs e la si appoggerà sul circuito Mastercard per essere subito accettata dagli esercenti di tutto il mondo. Poi arriva, in autunno, Apple Arcade per portare il live gaming nelle tasche, oltre che nelle case, dei possessori di Davis Apple e quindi l'attesissimo annuncio su cinema e TV, la nuova Apple TV, che gira su tutti i Davis di Cupertino ma anche, ed è questa la notizia principale, come app per Smart TV, Samsung, Sony e LG, uscendo quindi dall'universo delle macchine con la mela. Apple TV offre tutto quello che Tim Cook è riuscito a mettere insieme, e non è poco, tutte le nuove uscite cinematografiche, dicono dal palco, ma anche un grandissimo catalogo di film del passato, molti canali accessibili solo via cavo o satellite, e i servizi di altre piattaforme, come Hulu, PlayStation VU o Amazon Prime Video. Oltre alla nuova feature TV Channels che permette di vedere molti altri canali, pagando solo per quello che voglio vedere, tutto on demand con HBO, Showtime, Starz, CBS All Access, Mubi, e molti altri, con un sistema di editor che scelgono e consigliano gli utenti oltre all'immancabile machine learning che impara dalle nostre abitudini e ci offre suggerimenti dedicati. In riproduzione. La nuova applicazione sarà disponibile per Apple TV, iPad, iPhone, con supporto al 4K ma anche sulle TV Samsung, LG, Sony e sui Davis Amazon e Roku. Il lancio è previsto per maggio, in 10 paesi, ma arriverà in oltre 100 nei prossimi mesi. E sarà anche su macOS entro l'autunno. Punto interrogativo, punto interrogativo, punto interrogativo, punto interrogativo. Tim Cook, chiocciola Tim trattino basso Cook, 25 marzo 2019. Ma non basta, Cook presenta Apple TV, un nuovo servizio dedicato alle più belle storie mai raccontate, dicono dal palco, realizzato mettendo insieme dei grandi storytellers, Steven Spielberg, Sofia Coppola, Ron Howard, Jennifer Aniston, attori, sceneggiatori, registi, una buona parte di Hollywood ha morsicato la mela e scelto di lavorare con Cook a un nuovo servizio. Sale sul palco Steven Spielberg, presenta il progetto di Amazing Stories, una serie fantascientifica che aveva già avuto una seconda vita per merito di Spielberg qualche anno fa. Dopo di lui arrivano le biondissime Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, con The Morning Show, vengono raggiunte da Steve Carell, un trio davvero notevole per una serie che cercherà di raccontare i rapporti tra uomini e donne e l'America di oggi.
e l'elenco si allunga, sono gli show originali prodotti da Apple, la chiave di volta per combattere il colosso Netflix e sul suo stesso terreno, sapendo bene che è sui contenuti creati appositamente per la piattaforma che l'azienda di Tim Cook può sperare di conquistare non solo una fetta di pubblico più ampia, ma, soprattutto, pensare a come reinventare il cinema nel prossimo futuro, strada che Netflix ha già intrapreso con le sue serie interattive. C'è una nuova serie con Jason Momoa e Alfred Woodward per Horizon Zero Dawn, poi sale in scena un comedian Kumail Nanjiani, e c'è qualcosa anche per bambini, perché sul palco ci sono anche i pupazzi di Sesame Street, con uno show totalmente nuovo, un preschool show, in cui il centro è il coding, la capacità di scrivere linee di codice per realizzare programmi e app. Ma c'è spazio per qualche altro annuncio, quello di Little Voice con Ilunga Ilunga. Abrams e Sara Barea in scena e quest'ultima pronta a cantare dal vivo la canzone tema della serie. L'elenco delle star hollywoodiane coinvolte nel progetto è veramente lungo, anche perché le serie che occuperanno la programmazione al lancio, in 100 paesi, in autunno, dovranno garantire non solo la partenza del servizio ma anche il proseguimento dell'operazione, con una grande quantità di materiale non solo americano, dunque, ma studiato e realizzato in diversi paesi, così come fa Netflix. Il colpo grosso, per quello che riguarda il mercato televisivo anglosassone e in particolare quello americano, è il coinvolgimento di Oprah Winfrey, la indiscussa stella della TV statunitense, che approda a Cupertino. Oprah lavorerà a dei documentari, a un talk show, un book club, il più circolo di lettori al mondo, un hub di informazione, di illuminazione, per far sì che siamo tutti insieme a immaginare un mondo migliore di come lo abbiamo trovato, dice Oprah, uno show le cui parole d'ordine sono verità e tolleranza. Oprah è l'unica che non legge il gobbo, improvvisa, parla, spiega, è appassionata, disegna un mondo della comunicazione nuovo in cui tutti sono connessi attraverso Apple, il che ovviamente ha un suono sinistro anche se, altrettanto ovviamente, Winfrey stava cercando di fare un complimento all'azienda che le permetterà di reinventare la comunicazione e connettere la gente a un livello diverso, come dice lei, una piattaforma per spingere a un cambiamento positivo, per illuminare le coscienze, per realizzare il potenziale profondo che c'è in tutti noi. Così Apple punta su privacy e sicurezza, reinventare, non inventare. La parola d'ordine di Apple è questa. E non è una parola d'ordine casuale, ma il core business dell'azienda. E dato che Apple è un'azienda digitale che nel mondo binario ogni bit è uguale all'altro, sia che si tratta di un bit di denaro digitale, un bit di musica, di informazione, di spettacolo, o di qualsiasi altra cosa al mondo, Apple può, se vuole, reinventarla. Così oggi Apple ha presentato le sue nuove reinvenzioni, magazine, edicole, carte di credito, cinema e TV e via discorrendo. Un altro passo nel nuovo mondo, Apple-centrico, basato sui suoi Davis smartphone, tablet, orologi, pod di ogni ordine e grado, dove tutto quello che si faceva prima si fa in un altro modo. Un mondo che non ha difetti, se non uno, quello di funzionare unicamente nel mondo Apple. Ma anche questo può essere reinventato, ed ecco che Apple, per la prima volta nella sua storia, offre una sua app, quella televisiva, al di fuori delle sue macchine, sugli smart TV di altre aziende, uscendo dal suo giardino chiuso dove i rischi sono limitati, ma il mercato ha dei confini. Certo, il giardino chiuso, che ha poche e ben controllate porte verso l'esterno, ha i suoi vantaggi, e Cook li sottolinea più volte durante la presentazione, non tracciare i lettori, e il wallet più sicuro del mondo, nessuna informazione su cosa si acquista, dove si acquista e quanto si spende viene conservata da Apple, la più volte affermata volontà di non condividere.
i dati degli utenti con altre aziende per necessità di marketing, obbligo al quale aderisce anche Goldman Sachs per la gestione della card. Apple punta su privacy e sicurezza per dire, chiaro e tondo, che con Facebook e le sue logiche non c'è parentela, che con Google e i suoi sistemi di personalizzazione non vuole avere a che fare. Diritti d'autore, riproduzione riservata 25 marzo 2019.